Ciao da Emilio di Italiano alle Canarie. Oggi ti presento il mio ultimo post pubblicato nel mio blog Gran Canaria Nord e Sud, due mondi a confronto. In questo video daremo un accenno alle meraviglie di Gran Canaria, un'isola che incanta con le sue due anime, Nord e Sud. Gran Canaria offre un'ampia varietà di paesaggi, climi e atmosfere. Scegliere dove vivere o trascorrere le vacanze può diventare un dilemma per visitatori e residenti. Il nord è caratterizzato da un clima più fresco, paesaggi verdi e lussureggianti e una minore affluenza turistica. Tra le destinazioni imperdibili citiamo Agaete, Teieda, Arucas, Galdà. Inoltre, il nord attira soprattutto chi cerca tranquillità e vuole esplorare la tradizione canaria autentica, lontano dalle folle. Al contrario, il sud dell'isola brilla per le sue ampie spiagge di sabbia, una vivace vita notturna e un clima caldo e soleggiato tutto l'anno, ideale per chi cerca intrattenimento e relax al mare. Tuttavia, il sud presenta anche aspetti meno positivi come costi immobiliari elevati e un ambiente meno naturale a causa dello sviluppo turistico. Las Palmas de Gran Canaria, nel nord, offre numerosi servizi essenziali e vantaggi come un clima considerato tra i migliori al mondo, grazie a temperature medie piacevoli e costanti tutto l'anno. La scelta tra nord e sud di Gran Canaria dipende dalle tue preferenze personali, natura e tradizione o sole e divertimento. Visitare entrambi i lati dell'isola ti aiuterà a trovare la tua zona ideale in questa paradisiaca destinazione. In conclusione, scegliere tra nord e sud dipende dalle tue preferenze personali. Visita entrambe le zone per scoprire quale fa il caso tuo e scopri la diversità che Gran Canaria ha da offrire. Vuoi approfondire l'argomento? Leggi il post completo sul mio blog. Il link lo trovi in descrizione. Non sei ancora iscritto al mio blog? Iscriviti adesso! È gratis!